La giornata di oggi, 12 luglio, è una giornata importante per il mondo della scuola, per il mondo della formazione, perché proprio oggi la Camera ha approvato una legge di particolare rilievo, che è la legge che istituisce gli ITS Academy. Presentatrici di questa legge, anzi, diciamo, fra la prima presentatrice di questa legge, insieme con l'onorevole Maria Stella Gelmini, è Valentina Aprea di Forza Italia. Anzi, lei è capogruppo di Forza Italia proprio alla Commissione Cultura della Camera. Ecco, e con lei parliamo di questo provvedimento. Di che cosa si tratta? Ecco, spiegaci in poche parole quali sono i nodi, quali sono i criteri a cui si ispira questa legge. Intanto vi ringrazio per l'ospitalità. È molto importante far conoscere la grande opportunità che oggi è stata votata dal Parlamento italiano. Dico dal Parlamento italiano perché oggi abbiamo approvato un provvedimento che in seconda lettura, quindi ha conosciuto anche l'iter del Senato e su impulso di Forza Italia. Ma con l'aiuto intelligente e responsabile di tutte le forze politiche che hanno poi presentato delle proposte di legge, abbiamo dato vita agli ITS Academy per una nuova filiera terziaria tecnologica professionalizzante non accademica. Quindi stiamo parlando di un percorso post-diploma, post-secondario, per tutti i giovani che vorranno davvero specializzati nelle tecnologie di oggi e di domani, quindi per i futuri tecnologi. Abbiamo un grandissimo bisogno di queste figure, sono quelle ricercate dal mondo del lavoro, dal mercato del lavoro, ma ne ha bisogno il paese perché dobbiamo sostenere, portare avanti, come si dice oggi, mettere a terra le riforme ambiziose del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Bene, ma quelle riforme parlano di transizione digitale, transizione ecologica, di sfide che sono presenti nei settori più avanzati del nostro paese. Quindi noi abbiamo bisogno adesso di portare a questo livello tutte le nostre imprese, partendo dalle piccole e medie imprese. E gli ITS Academy assumono proprio la vision e il concept delle accademie aziendali come scuole di impresa. Quindi è qualcosa, una formazione che guarda avanti, che fa crescere le giovani generazioni e nel contempo anche la nostra produzione, quindi pubblico e privato insieme. Senti, ma nel concreto chi potrà iscriversi a questi percorsi formativi? Soltanto gli studenti che escono dai tecnici e dai professionali o tutti quanti? No, allora, siccome esistono già aree tecnologiche che poi verranno implementate da un decreto che appunto terrà conto delle sfide del PNRR e che riguarderà tutti i settori della produzione, della sanità, della farmacologia, della meccatronica, ma anche dell'arto artigianato artistico, piuttosto che l'hotellerie, piuttosto che tutto quello che ha a che fare con turismo, comunicazione, tutto quello che ha a che fare con i servizi, con la produzione. C'è spazio, anzi, noi ci auguriamo che soprattutto le ragazze possano confrontarsi e, come dire, sperimentare anche questi studi tecnologici in tutti questi settori e tutti quelli che hanno un diploma superiore, perché diciamo che il paletto è questo: essendo un post diploma, ovviamente si va, se si ha un diploma superiore, certamente meglio se c'è coerenza con gli studi che sono stati fatti nella scuola secondaria superiore. Quanti soldi ci sono per attuare questa legge? Allora, 1,5 miliardi nel PNRR fino al 2026 e questo ci servirà, ci deve servire per fare il salto di qualità da 2.000 tecnici a 20.000 tecnologi all'anno.
Quindi abbiamo bisogno di moltiplicare i percorsi di istruzione tecnologica superiore, soprattutto riequilibrando l'offerta formativa che oggi è prevalentemente al nord, invece dobbiamo portarla in tutta Italia. Quindi questo è un grande lavoro che si farà anche con campus multiregionali, multisettoriali. Insomma, la legge veramente prevede la costruzione di un sistema che deve accompagnare tutte le regioni e tutti i territori verso la modernizzazione, no? Verso un dinamismo ed un cambiamento che oggi non c'è stato. Senti, quali soggetti pubblici e privati potranno dare vita agli istituti tecnici superiori Academy? Allora, anche questi ITS Academy come i precedenti nascono intorno ad una fondazione di partecipazione e quindi la legge specifica molto bene, tiene conto delle esperienze migliori che già sono state portate avanti in questi ultimi 10 anni e prevalentemente però diciamo che 2 soggetti non possono mancare, anzi 3. Un istituto, gli istituti superiori nostri, quindi o tecnici o licei, quindi gli istituti superiori, le imprese e le università o centri di ricerca. Quindi, come si capisce, deve esserci una collaborazione e una unità di intenti rispetto alle figure professionali in uscita. Diciamo che questi ITS Academy rispetto ai precedenti danno un po' più risalto alla componente del privato che assume una funzione pubblica, quindi deve assumersi delle responsabilità nella formazione e noi ci auguriamo poi nell'occupabilità e nell'occupazione dei giovani, ma siamo tranquilli su questo perché le esperienze migliori ci dicono che il 99% dei ragazzi o delle ragazze che frequentano questi percorsi vengono opzionati prima della fine. Un'altra novità rispetto agli ITS che abbiamo lasciato alle spalle, oltre al fatto di non essere più attrazione regionale ma con una guida nazionale, perché questo poi era lo scopo, abbiamo detto, e presentano la possibilità di un percorso biennale per tutti, ma anche triennale rispetto a quelle qualifiche professionali che richiedono una maggiore professione, cioè un tempo maggiore per i crediti da conseguire. E quando avranno fatto i 3 anni è come se avessero preso poi una laurea. La qualifica di 6° livello EQF che viene comparata in Europa. Senti, nel concreto, a partire da quale anno scolastico o accademico che dir si voglia, gli studenti che avranno conseguito il diploma potranno iscriversi a questi nuovi corsi? Cioè, quando nasceranno i primi istituti? Allora, noi adesso abbiamo una decretazione secondaria imponente, occorrono 17 decreti per rendere attuativa la legge, però anche è vero che c'è il turbo del PNRR perché sennò i soldi non li prendiamo, quindi per avere 1,5 miliardi dobbiamo fare in fretta, dobbiamo fare nel giro di un paio d'anni tutti questi decreti e l'attuazione di questi decreti, ma soprattutto siamo agevolati dal fatto che non partiamo da zero. Quindi i vecchi ITS avranno la possibilità di modificare la loro diciamo constituents, quindi personalità giuridica, insomma, e candidarsi ad essere ITS Academy e anche le regioni che non partono da zero saranno molto più agevolate nel diffondere sui territori questi istituti perché c'è il finanziamento statale. Quindi nel concreto diciamo che i primi istituti previsti da questa legge potrebbero entrare in funzione col 2023-24? È ragionevole? Sicuramente sì. E come sempre, quando c'è l'approvazione di una legge con nuovi finanziamenti, è come
rinascesse un'attenzione, no? E devo dire che sia dal lato degli imprenditori, delle imprese, che dal lato degli ITS e delle scuole superiori c'è veramente un rinnovato entusiasmo, un rinnovato interesse. Ora bisogna partire innanzitutto con l'orientamento. Ecco, senti, tu hai parlato prima di 2000 studenti che oggi entrano negli ITS, la previsione di arrivare a 20.000. Ecco, ma questi 20.000 studenti che entreranno negli ITS, per loro, che cosa cambierà? Che cosa ci sarà di positivo per loro? C'è soltanto un problema di maggior formazione o voi prevedete che effettivamente questi studenti possano trovare una collocazione reale poi nel mondo del lavoro? Sicurissimo. Intanto noi abbiamo previsto che i percorsi abbiano un 35% di attività in tirocinio aziendale. Questo significa che le aziende potranno conoscerli prestissimo, mentre sono ancora informazione. E poi sarà possibile introdurre l'alto apprendistato, quindi già cominciare a dare contratti di lavoro mentre sono in formazione, e poi se hanno queste specializzazioni richieste dal mercato del lavoro, di fatto non hanno il problema di andarsi a cercare il lavoro, perché le proposte saranno tantissime e loro veramente potranno scegliere dove andare a lavorare. Certo. Arrivo per assurdo a dire che anche una piccola impresa, perché il nostro obiettivo è questo, avere anche tante piccole e medie imprese negli ITS, che oggi non ha ancora effettuato, no, il cambio di organizzazione, non è passata al digitale, non riesce insomma a seguire e a raccogliere la sfida dei tempi che cambiano, con un tecnologo potrebbe, ecco, risolvere i suoi problemi. Pensiamo a tutto il problema della cybersicurezza, anche nel pubblico. Ci sono tutte le amministrazioni pubbliche che devono oggi dotarsi di queste figure. Mancano. Chi è esperto di cybersicurezza in Italia? Pochissimi. Noi invece dobbiamo formare migliaia di tecnologi. Non a caso la pubblica amministrazione sta facendo concorsi a raffica proprio per dotarsi di queste figure, ma spesso mancano. Quindi non ci sarà più bisogno della laurea in informatico, della laurea in ingegneria. I laureati serviranno sempre, ci mancherebbe. Però questa è un'alternativa molto più smart e molto più on the job. Quindi, in sostanza, una nuova opportunità, un'ulteriore opportunità per i giovani, non solo, ma anche una buona opportunità per le aziende, soprattutto per le medie e piccole imprese, che poi in realtà rappresentano un po' il nervo di tutta la nostra filiera industriale. Quindi diciamo che se le cose funzioneranno come voi prevedete, potrebbero esserci molti vantaggi per tutti quanti. Un'ultimissima domanda, perché anche questo è importante sottolinearlo: questa legge è stata approvata oggi 12 luglio in modo un po', diciamo, pure inconsueto, cioè c'è stato un voto all'unanimità, persino le opposizioni, quasi tutte le opposizioni hanno votato a favore della legge. A che cosa attribuisci questo risultato? A più di una ragione. Innanzitutto perché è una legge di iniziativa parlamentare che abbiamo costruito man mano, potremmo dire come ai vecchi tempi, no? Come nella Prima Repubblica, ma che abbiamo costruito tenendo insieme tutte le anime dei partiti, degli schieramenti, delle coalizioni, e soprattutto abbiamo guardato tutti alle migliori esperienze che ciascuno di noi aveva avuto modo di già verificare, ma conoscevamo anche le carenze, i limiti, e quindi non è stato facile. Non dico che sia stato facile, perché insomma io ci ho speso tantissimo in energia e anche pazienza, perché certamente essendo la prima proponente insieme a Maria Stella Gelmini
alla fine ci tenevo insomma a conservare un po' l'impianto della mia legge e devo dire che a futura memoria rimarrà la parola Academy, che ha tanti significati. Grazie a Valentina Prea per averci illustrato con dovizia di particolari che cosa sono gli ITS Academy e adesso aspettiamo gli eventi e magari ci sentiremo di nuovo più in là per capire poi come nel concreto questo progetto entrerà in funzione, perché poi è questo che ai giovani, francamente, credo interessi più di ogni altra cosa. Bene, grazie Grazie ancora, buon lavoro. a tecnica della scuola sempre, buongiorno.